Bentornati e bentornate qui su Heller Channel. Benvenuti e benvenute se è la prima volta che aprite un video di questo canale. Io sono Heller e oggi inizia un altro weekly vlog, per cui se volete sapere che cosa succederà durante questa settimana insieme a me, ovviamente non dovete fare altro che guardare questo video. Ma prima vi chiedo un like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di Heller Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio e aspettarvi dopo la sigla. Ragazzi, quello che sentite sono i tergicristalli perché mi sono fermata a prendere una roba per Amazon e piove, ovviamente siamo a maggio e piove. Soprattutto io mi sto rimettendo, posso iniziare a uscire e piove. Tutto il bel tempo ce lo siamo passati a casa. Dai, ritiro queste cose di Amazon, dopodiché ci vediamo e vi racconto un po' di cose. Ed eccomi qua, sono venuta alla casetta, non so se ve la ricordate, la mia casetta che adesso è in ristrutturazione, e sono venuta insomma a portare un po' di cose e boh, dai, sono stracontenta. Quando vengo qua mi viene sempre una grande gioia nel cuore, mi ricorda tante cose. Adesso è un po' incasinata perché appunto abbiamo tutto il palazzo in ristrutturazione, per cui è un po' tutta incasinata. Però niente, che bello, ogni tanto quando vengo qua mi viene sempre la gioia. E adesso passo dai miei e noi ci sentiamo dopo, ciao! Bella raga, è mattino presto, devo andare a fare un'intervista a Seila TV, canale 94, a casa 94, e quindi mi trucco. E raga, sto andando a registrare questa puntata di La 6 TV. E trucco parrucco fatto, spero che vada tutto bene e poi forse dovrò rimanere fuori per tutto il giorno, vedremo. E raga, sono arrivata, c'è la Vani. Ciao. 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 Wow, buongiorno. Buongiorno. Poltroncina. Quella è la mia amica. Buongiorno. Buongiorno. Pronta per andare in trasmissione, Heller? Prontissima. Ah, ma ho lasciato di là i libri, che babazza. Arrivo. No, raga, sono troppo fuori. Ho lasciato di qua la roba. Poi giù un attimo qua. E tiro fuori almeno cioè così se si parla da far vedere. Ah, portalo pure, tranquillo. No, più che altro che poi quello lì, il sacchettino è brutto. Quindi siamo una qua, una qua. Allora, fatto tutto, io adesso vorrei un bel cappuccio. Quindi vado giù al bar e poi torno a casa. E boom, adesso vado a casa, pranzo, dopodiché mi metto a registrare qualcosa e mi preparo per stasera che ho un altro evento. E quindi ci vediamo dopo. Allora, il cielo è basso ed è sicuramente da pioggia, però fa un caldo fotonico. Mi sono portata 100.000 maglioni, maglioncini, ma effettivamente fa caldo. Quindi mi terrò la pashmina per evitare di incorrere nel mal di gola, e il cappotto questo qua che è il mio salvavita, quello di Shein, e poi sotto ho messo la giacca, quella in pizzo. E tra poco vedrete il nuovo haul di Shein con questi vestiti che per me sono alquanto strani perché non sono proprio nel mio stile, non ho mai, però sono veramente belli. Quindi niente, avrei potuto vestirmi anche più sbracciata perché ha comunque caldo, ma sono contenta di aver messo la giacca in pizzo e non il maglione, perché ero tentata di uscire col maglione, mentre invece così è molto meglio. Dai, ci vediamo dopo che devo andare a raggiungere la mia amica. E boh, come al mio solito mi ero dimenticata in casa una cosa, volevo portare un regalino alla Vale e niente, sono tornata dentro a prenderlo.
abbiamo fatto. Sono sudata, raga. Cioè, come si fa a passare dal freddo gelido al caldo? Vale! Di nuovo insieme. Dove andiamo oggi? Al corner 58. Ok. Super look della serata. Vabbè, sotto non mi avete visto, ma ho messo un vestito di Shein molto molto carino. E adesso niente, mi sono coperta bene perché ho sempre paura di prendere freddo. E adesso andiamo ad un'altra collaborazione. Stasera sarò con Vanessa e c'è un'altra collaborazione in un altro ristorante. Ho fatto questo super trucco, ho messo su il posticcio, il nuovo posticcio, che è stupendo. Non vi ho ancora pubblicato il video haul dove vi faccio vedere questo posticcio, ma è bellissimo, raga. Comunque seguitemi nelle storie di Instagram, che così vedete assolutamente tutto della serata e anche del mio look, se vi fa piacere ovviamente. A dopo. Allora, sto per andarmi a fare la maschera, quella che ho preso da Tigotà, che avete già visto nel video, e quindi andiamo a farla. E niente, raga, andiamo a farci questa fantastica maschera. Allora, prima apro la parte questa solida, che non so cosa ci sia dentro. Come si apre? Così. C'è una cuffiettina. Che carina! Ma è fighissima, non me l'aspettavo! Cioè, è una cuffia! È fighissima! No, raga, non me l'aspettavo per niente. È una cuffia, ovviamente, da mettere per la maschera. Guarda. E poi sotto, okay, quindi qua c'è, e sotto c'è proprio la maschera al cocco. Quindi apriamola qua, dove c'è la sua apertura. Io mi sono messa questo giubbotto che volevo già lavare, ecco, ok, e in modo che lo possa aprire da davanti e non devo poi tirarlo su. Cioè, il prodotto è tantissimo, cioè io lo userei tipo per 10 volte questo prodotto. Vediamo un attimo. Allora, ecco, la storia di dividere i capelli avrei dovuto farla prima di mettermi roba nelle mani. Comunque, dividiamo i capelli. Facciamo la parte sotto. Mettiamola bene fino alle punte, che sono tutte un po' secche. Okay. Ora stacchiamo un altro pezzettino. Mezz'oretta e poi lo tolgo sotto la doccia e poi vediamo l'effetto sui miei capelli. Ci vediamo presto, ciao! Ed eccomi qui, chiudo questo vlog a capelli lavati. Sicuramente la maschera è molto carina, ma non è... sicuramente, almeno non è della qualità a cui sono abituata. Io sono rossa perché ho fatto una specie di peeling, di un peeling che mi piace tantissimo al viso mentre ero sotto la doccia, e adesso quindi mi farò anche una bellissima maschera prima di prepararmi, perché tra poco ho una cena, quindi niente. Chiudo qui il vlog e mi auguro che questo vlog vi abbia tenuto compagnia e vi sia un po' piaciuto. Se è così, fatemelo sapere con tanti e tanti like di supporto. Ma soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdervi più nessuno dei prossimi video che pubblicherò. A me non rimane che mandarvi un bacio. E tanto, ma tantissimo amore. Ciao!